Una settimana dopo lo sciopero che ha coinvolto macchinisti e capotreno italiani e anche nel pesarese ha creato cancellazioni di treni e disagi, arriva un altro venerdì problematico nel settore dei trasporti con un altro sciopero convocato dalle principali sigle sindacali italiane del settore. La motivazione dello sciopero è molto specifica ed è la stessa di una settimana fa. Gli operatori del settore protestano per i continui episodi di aggressione al personale dei trasporti che da troppo tempo si verificano con cadenza ormai regolare, così come da troppo tempo mancano garanzie all'incolumità degli stessi a fronte di provvedimenti governativi reputati insufficienti. Anche nel pesarese dunque ci sarà domani uno sciopero di 8 ore che la stessa Adriabus conferma dalle 9:30 alle 17:30. La portata di adesione allo sciopero è naturalmente suscettibile dalle adesioni dei singoli operatori. È difficilissimo prevedere appunto l'adesione perché poi dipende anche dalle condizioni, dalla sensibilità di ognuno. Certo, questa volta l'argomentazione è un'argomentazione anche abbastanza importante per i lavoratori perché comunque è una protesta per far alzare l'attenzione su tutto quello che succede durante l'orario di lavoro dei conducenti. I fenomeni tipo aggressioni o comunque la poca sicurezza a bordo derivante dal comportamento di alcuni passeggeri, insomma, ecco. Una sicurezza dei lavoratori per la quale Adriabus sta cercando di apparecchiare tutto il supporto possibile. In alcune giornate, fasce orarie, in alcune giornate particolari abbiamo sempre previsto durante l'estate presenza di vigilanza a bordo proprio per dare non solo un aiuto concreto allo svolgimento della società del servizio, ma anche un supporto, direi, quasi diciamo, psicologico, un supporto. L'azienda è vicina, quindi ci sono le paretine divisorie che guidano dalla parte dei passeggeri e la presenza di alcuni vigilanti. Quindi della vigilanza a bordo ha reso possibile dei viaggi e dei servizi di tranquillità in alcune località. Lo sciopero si inserisce anche con un tempismo beffardo. Ieri c'è stato infatti il primo giorno di scuola e domani, al terzo giorno, il trasporto scolastico sarà già menomato, garantito nella partenza, molto meno nel rientro. Uno sciopero di 8 ore dalle 9:30 alle 17:30 e quindi prenderebbe in pieno la fascia del rientro dalle scuole, quindi sicuramente anche gli studenti verranno nelle fasce orarie, gli studenti verranno comunque, potrebbero essere compromesse.